Allora ragazzi, ieri abbiamo discusso più nel dettaglio del problema legato ai puntatori. Abbiamo visto che l'applicazione principale dei puntatori è quella legata all'allocazione dinamica della memoria e viene introdotto gli operatori new e delete, e abbiamo visto come è possibile allocare dinamicamente della memoria. Questi operatori di fatto chiedono al gestore della memoria di riservare spazio per un certo numero di per delle variabili, quindi per una certa struttura dati. L'allocatore di memoria fa esattamente questo lavoro, cioè riserva spazio in memoria, mi restituisce un dato di tipo puntatore, cioè mi restituisce l'indirizzo di memoria dove è stato allocato questo spazio. Abbiamo visto ieri un esempio, oggi poi nella seconda parte della lezione faremo qualche altro, vi farò approfondire un attimino gli aspetti legati all'allocazione della memoria. In effetti gli operatori che vi ho presentato, gli operatori new e delete, sono gli operatori per l'allocazione dinamica della memoria specifici del linguaggio C++ e sono operatori tipizzati, cioè io dico new int e viene allocato spazi in memoria esattamente per la quantità di byte che mi servono per allocare un intero con quel compilatore. Quindi se sto usando il GCC, che riserva 4 byte per l'intero, new int riserverà 4 byte nella memoria IP. Se sto usando un altro compilatore che per esempio riserva 2 byte per l'interi, facendo new int in maniera automatica l'allocatore di memoria riserva 2 byte e mi restituisce l'indirizzo dove questi byte cominciano. Nel linguaggio C erano presenti altri operatori che vi introdurrò più avanti nel corso, che sono dei veri e propri allocatori di byte. Uno di questi, quello più comunemente usato, è un operatore che si chiama malloc. Malloc sta per memory allocator, e questo operatore di fatto alloca una quantità di byte che noi gli diciamo. Quindi l'operatore malloc, io gli dico allocami 100 byte e lui mi riserva 100 byte in memoria. Cosa me ne faccio di questi byte? Poi lo decide l'utente. Più in là vi introdurrò più nel dettaglio questi operatori quando progetteremo. Una delle cose che vorrei progettare con voi nella parte esercitativa è quella di costruirci uno stack da soli. Invece di usare lo stack di sistema, usiamo una struttura dati che ci costruiamo noi, che farà da interfaccia dalle funzioni. In questa maniera potremo proprio simulare a livello software tutto quello che succede a livello hardware quando viene fatta la chiamata a funzione. Chiaramente io quando faccio la chiamata a funzione nello stack, se gli passo un intero ci metto un intero, se gli passo un reale devo riservare spazio per un numero reale e così via. Allora se lo stack è tipizzato, se lo realizzo con un array per esempio, diventa complicato, perché l'array è un array di interi e un array di reali, non ci posso mettere in un array dei numeri interi, dei numeri reali, dei caratteri, avrei una struttura eterogenea, ma noi sappiamo che l'array è un aggregato di elementi tutti dello stesso tipo. Allora, utilizzando alcune caratteristiche del linguaggio, vi farò vedere come io posso allocare in memoria un certo numero di byte e usare poi questi byte come voglio io. Cioè ne posso prendere 4 e usarli come numero intero, ne posso prendere 8 e usarli come per memorizzare un dato di tipo double e così via. Cioè alloco byte, ma questi byte sono poi io programmatore a decidere come meglio utilizzarli. Un altro aspetto interessante è quello che è legato all'array di puntatori. Beh, a che cosa ci può servire un array di puntatori? Innanzitutto vediamo da un punto di vista proprio di struttura dati che cos'è. Un array di puntatori è un array i cui elementi sono dei puntatori a delle variabili. Allora, se guardate in questo caso, vedete qui con la notazione usuale degli array abbiamo che il nome dell'array è array int. Il tipo è un int asterisco
tra parentesi quadra abbiamo il numero di elementi. Vedete, questo è molto simile. Quando io dico per esempio int v di 10, in questa dichiarazione questo è il nome del vettore, questo è il tipo base degli elementi del vettore, tra parentesi quadra c'è la cardinalità, cioè il numero di elementi che voglio allocare. Nel caso degli array di puntatori abbiamo il nome dell'array, la cardinalità, il tipo base e un int asterisco, cioè sono dei puntatori ad intero. Allora, la domanda è: a che cosa mi può servire un array di puntatori? Vedete, in questo caso array int di 0 contiene l'indirizzo della locazione di memoria dove trovo un valore intero. Ragazzi, vi è chiaro questo passaggio? Essendo questo un array di puntatori ad intero, è chiaro che il primo elemento sarà un puntatore ad intero, quindi int array di 0 è una variabile che dentro ha l'indirizzo dove troverò memorizzato un numero intero. Nel C++ i puntatori a caratteri vengono usati per rappresentare il tipo stringa, che di fatto non risulta definito nel linguaggio, e gli array di puntatori per rappresentare stringhe di lunghezza variabile. Allora, riflettiamo su questa frase. Noi abbiamo detto che i puntatori a caratteri vengono utilizzati per rappresentare il tipo stringa. Quando vi ho introdotto il tipo stringa, abbiamo visto che il tipo stringa è gestito con un array di caratteri, che quale caratteristica ha però rispetto a un normale array di caratteri? Che ha un carattere particolare che chiude la stringa, che è il carattere slash 0, il carattere tappo, e quindi se io ho definito un array di 20 elementi di tipo un array di 20 elementi tipo char, poi voglio introdurre la stringa Claudio, chiaramente occupo i primi byte di tutto questo array con i caratteri di questa stringa, però per rendere questa una stringa effettiva devo concludere la sequenza di caratteri che rappresenta il nome, quindi C, L eccetera eccetera, con questo particolare carattere che è il carattere slash 0. Abbiamo visto che io posso utilizzare anche per gestire le stringhe i puntatori a carattere, cioè una volta che ho allocato una stringa in un array posso utilizzare una variabile tipo puntatori a carattere per scorrere i diversi elementi di questa stringa, oppure posso passare direttamente un puntatore a carattere ad una delle funzioni che gestisce la stringa. Per esempio abbiamo scritto insieme il codice della funzione stringlen, che data una stringa, quindi dato un puntatore a carattere che punta al primo elemento di questa stringa, mi conta quanti elementi ci sono in questa stringa. Allora, se io dovessi immaginare di memorizzare un insieme di stringhe, quindi supponete che io voglio mettere in un array un insieme di stringhe che rappresentano il nome mio e il nome di 10 studenti. Allora, mi chiedo qual è la struttura dati migliore per conservare queste informazioni? Allora, la prima cosa, senza ancora aver visto questa parte qui, se vi chiedessi di memorizzare 10 stringhe di caratteri, voi quale struttura dati potreste usare? Beh, non abbiamo ancora visto le matrici, perché io potrei usare un array bidimensionale fatto da 10 righe e 20 colonne, dove per ogni riga ho 20 colonne che rappresentano un array bidimensionale di caratteri. Oggi parleremo anche di questo, degli array bidimensionali, e con un array bidimensionale io risolvo il problema, perché metto 10 righe, 20 colonne, ho la prima stringa
c'ha i primi 4 caratteri e vabbè, metto i primi 4 e i rimanenti rimangono inutilizzati. Sulla seconda riga metto la seconda stringa che terrà 5 caratteri e i rimanenti 15 rimangono inutilizzati. Quindi questa struttura risulta molto ridondante, perché per ogni stringa di caratteri devo allocare staticamente un intero array di una dimensione massima assegnata. Posso fare qualche cosa di meglio? Beh, abbiamo visto che con l'allocazione dinamica io qualcosa di meglio posso fare. Perché se la mia stringa, se ogni stringa di caratteri la alloco in modo dinamico, allora la prima stringa mi servono 5 caratteri, allora io mi alloco 6 byte, 5 per la stringa e 1 per il carattere tappo, e lo alloco in modo dinamico. E la stessa cosa posso fare per la seconda, per la terza, per la quarta stringa e così via. Ma come faccio a gestirle? Poiché ogni stringa è individuata dall'indirizzo della memoria heap nel primo elemento, tutti questi indirizzi me li devo mettere in un array. E allora i progettisti hanno introdotto questo concetto di array di stringhe. Vedete, in questa maniera io posso allocare staticamente un array di 50 puntatori a carattere. Poi che devo allocare? 5 stringhe. Allora, nel primo puntatore a carattere conservo l'informazione legata alla prima stringa, nel secondo puntatore a carattere la seconda stringa e così via. Quindi in questa maniera io riservo lo spazio giusto per la quantità di caratteri che mi servono per allocare le diverse stringhe. Anche su questo vedremo un esempio. Quindi un insieme di stringhe potrebbe essere rappresentato come un array bidimensionale, quello che dicevo prima, ma ciò comporterebbe uno spreco di memoria, perché per ogni stringa lascio un certo numero di caratteri non utilizzati. E quindi con gli array di puntatori a carattere io posso fare ad esempio così: char asterisco term di 100. Qua sto definendo un array che si chiama term di puntatori a carattere che ha cardinalità 100, quindi conservo 100 elementi di tipo puntatore a carattere. Questo mi dice che gli elementi sono dei puntatori a carattere, quindi per esempio term di 0 è l'indirizzo di un carattere. Allora io potrei dire term di 0 è uguale a c. Ragazzi, la capite fino in fondo questa istruzione? Allora, asterisco term di 0 uguale a c. Allora, qui che cosa sto facendo? Questo è un array di 100 puntatori a carattere. L'operatore asterisco applicato al, quindi term di 0 è un puntatore a carattere, asterisco term di 0 è l'oggetto puntato, questo oggetto puntato è un carattere. Qui sto dicendo uguale a c, quindi sto dicendo che in quest'area di memoria che è puntata da questo puntatore vado a scrivere il carattere c. Quindi sto scrivendo il codice ASCII del carattere C piccolo, e questo è il tipo carattere individuato dal fatto che ci ho messo i doppi apici. Quindi per il compilatore non c'è dubbio, questa non è una variabile C, ma il carattere C, rappresentato attraverso il suo codice ASCII. Quindi questo ci dice che il contenuto della locazione puntata da term di 0 è il carattere C. Se io scrivo term di 7 uguale ciao, ora guardate quest'altra definizione. Vi convince quello che c'è scritto qua? Allora, cerchiamo di capire esattamente che cosa c'è scritto. Allora, term di 7 è il settimo elemento, cioè l'ottavo in pratica, perché si va da term di 0, di questo vettore term. Quindi qua non c'è l'operatore asterisco, quindi questa variabile che natura ha?
è un puntatore a carattere. Allora, questo vuol dire che nella, a partire dalla locazione di memoria puntata da questo puntatore a carattere, io vado a scrivere la stringa ciao. Cioè metterò in memoria, a partire da quella locazione, la sequenza di caratteri C grande, I, A, O e poi il carattere slash 0, perché essendo questa stringa individuata dai doppi apici, per il, da un punto di vista del linguaggio, questa è una stringa, cioè la sequenza di caratteri terminata dal carattere slash 0. E quindi scritto in questa maniera mi fa capire chiaramente che terma di 7 è un indirizzo di memoria. Allora io vado direttamente a copiare in memoria questa stringa a partire da questa locazione di memoria. Fate attenzione quando scrivete una roba del genere. Qual è il problema che potremmo avere scrivendo questo? Ragazzi, quando io scrivo questa definizione qua, che cosa sto allocando in memoria? Cioè, il mio compilatore qui quanto spazio riserva? Supponendo, dato che questo è un array di puntatori, ora, indipendentemente dalla grandezza dell'oggetto puntato, un puntatore deve conservare un indirizzo. Quindi supponiamo che nel nostro sistema gli indirizzi li memorizziamo su 4 byte. Allora, per ogni indirizzo che conservo, mi servono 4 byte. Devo conservare 100 variabili tipo puntatore, quindi io riserverò qui 400 byte in memoria per allocare questo array. Cosa significa? Che io qui dentro ho, questo è il primo elemento, questo è il secondo elemento e così via. Quando ho allocato questi elementi ho conservato queste informazioni. Ragazzi, qui dentro che ci sta scritto all'inizio? Come sempre un numero all'otto, cioè quello che ci trovo casualmente in memoria quando ho allocato questa variabile. Ma quando io scrivo questo, sto dicendo: ciao è una stringa costante, viene messa in memoria nell'area dei dati inizializzati e delle costanti. Se vi ricordate quando abbiamo visto la struttura della memoria di un codice, c'è la parte di codice, poi c'è la parte data delle variabili, dei dati globali, che si divide in dati inizializzati e dati non inizializzati. Nella parte dati inizializzati vengono conservate anche le costanti. Quindi questa roba è scritta in memoria a quell'indirizzo. Ma quando io scrivo questo, sto dicendo: vai a prendere quello che c'è in memoria, prendi questa stringa costante e valla a scrivere in memoria dove? All'indirizzo che sta scritto qua dentro. Quindi prendo questo numero, che all'inizio è un numero all'otto, vado in memoria a partire da questo indirizzo e comincio a scrivere i byte della mia stringa. Allora, se questa memoria non l'ho inizializzata, vado a scrivere in memoria in un posto qualsiasi. Quindi dovete fare molta attenzione quando utilizzate gli array di puntatori, perché contengono al loro interno un'area di memoria che non è stata ancora inizializzata. Quindi questo va bene, però bisogna aver allocato dinamicamente un certo numero di byte. In pratica è come se dovessi scrivere term di 0 uguale new char di 10. A quel punto term di 0 mi punta in quella locazione lì, cioè contiene l'indirizzo di quell'area di memoria. Allora io posso scrivere correttamente term di 0 uguale ciao. Perché? Perché la stringa ciao viene scritta in memoria a partire dal primo byte puntato da questo puntatore. Quindi
su queste cose è molto facile sbagliare, vi farò vedere un esempio specifico su questo. Quindi, riassumendo, questa è la struttura che abbiamo visto della memoria quando viene lanciato un processo. Abbiamo detto che qui c'è la parte del codice segmentato tipicamente in pagine, poi c'è l'area dei dati globali, vedete quest'area di memoria è visibile da tutte le funzioni che stanno scritte qui dentro. I dati inizializzati contengono costanti numeriche o anche costanti simboliche. I dati non inizializzati sono delle variabili che assumeranno valore poi nel corso del programma. Quindi qui costanti che definisco io e variabili e dati inizializzati vanno scritti qui. Qua c'è lo stack e, come abbiamo visto la volta scorsa, lo stack via via che lo uso cresce in questa dimensione. Quindi più chiamo funzioni, per esempio attivando più chiamate consecutive di funzioni, più aumenta l'area dello stack a detrimento dell'area dell'heap. Quando alloco spazio in maniera dinamica, riduco lo spazio per lo stack e quindi per le chiamate a funzione. Allora, fate attenzione perché se io sbaglio per esempio a allocare in maniera continua, faccio delle chiamate ricorsive, quindi chiamo di continuo delle funzioni, vado rapidamente a saturare questo spazio e quindi potrebbe capitarmi che se io alloco memoria dinamica non c'ho spazio e quindi il mio operatore fallisce a fare questa operazione. Allora, come faccio a capire? Ieri abbiamo visto l'operatore new e ne abbiamo studiato un po' le caratteristiche, ma la domanda è: come faccio a capire se l'operatore new è andato a buon fine oppure no? Mi spiego meglio. Poiché abbiamo detto che quest'area di memoria è limitata, se aumenta una diminuisce l'altra, a un certo punto, allocando sempre dati in maniera dinamica, potrei non avere più spazio sufficiente per allocare delle variabili. Ma allora io faccio l'operatore new, immagino che questo sia andato a buon fine, mi prendo questo indirizzo e lo uso per fare i miei conti, però non c'era spazio in memoria e quindi io di fatto quali informazioni sto usando? Quindi la domanda è questa: quando tutto va bene, l'operatore new mi restituisce l'indirizzo di memoria dove comincia questo blocco di dati che lui ha allocato nel heap. Ma se per caso l'operazione non è andata a buon fine, perché quest'area di memoria è terminata, non ho più spazio, voglio allocare 100.000 byte, 100.000 byte non ce li ho, che succede? Allora, l'operatore new mi restituisce un particolare tipo di dato. Allora, noi dobbiamo capire qual è l'elemento, per così dire, neutro per il tipo puntatore. Allora, se io vi dicessi, ragazzi, come faccio a capire se un numero, una variabile che contiene un numero intero, contiene un valore sbagliato? Se voi guardate i bit che stanno scritti in un numero intero, ogni configurazione di bit corrisponde a un valore intero ammissibile. Per cui, guardando il contenuto di una variabile che rappresenta un numero intero, io non potrò mai capire se questo numero intero è un numero esatto o un numero sbagliato. È un numero. Qualunque configurazione di byte deve rappresentare un numero corretto. Tant'è che quando ci siamo posti il problema, ma se io accedo agli elementi di un array, come faccio a capire se sto all'interno del range giusto? Abbiamo usato come valore dell'indice un valore certamente esterno all'intervallo, abbiamo messo meno 1. Dato che gli indici devono avere comunque valori positivi, compresi tra 0 e il numero massimo di elementi del vettore, meno 1, allora per indicare un valore chiaramente sbagliato dell'indice, cioè una variabile che uso come indice, mi chiedo: se ha un valore negativo, per esempio meno 1, vuol dire che quest'indice non è stato inizializzato.
cioè una variabile che userò come indice, ma non ha ancora assunto nessun valore. Allora, mi chiedo, ma per il tipo puntatore che deve contenere un indirizzo, c'è un valore particolare per il quale io lo guardo e dico ok, questo è un indirizzo, questo è un valore particolare che mi dice che questo indirizzo è un indirizzo errato. Perché se fosse così, allora io potrei capire, la funzione new mi restituisce un indirizzo. Guardando questo indirizzo potrei capire se è un indirizzo buono e lo uso, oppure se è un indirizzo sbagliato e allora sto attento e non lo uso. Ragazzi, l'avete capita questa questione? Qualcuno riesce a ripetermela per essere sicuro che l'avete capito bene proprio? Ve la ripeto perché questo è un punto delicato. Allora, quando studieremo la parte relativa alla rappresentazione dei numeri, vedrete che quando io faccio un'operazione numerica, faccio un'addizione, una moltiplicazione, una qualunque operazione aritmetica, può darsi che il risultato che ottengo non sia un risultato corretto. Perché può succedere questo? Ragazzi, se ho 8 bit per rappresentare un numero intero, immaginate che sto rappresentando interi positivi, qual è il numero più grande che posso rappresentare su 8 bit? 255. Ma se io faccio la somma tra due numeri e sto sommando 200 più 220, mi viene 420. È un numero troppo grande e non lo posso rappresentare. Che succede? Scoppia il registro? Purtroppo no. Succede che nel registro mi trovo il resto modulo 256 di quell'operazione, cioè un numero che per me è un numero corretto. Ma allora come faccio a capire che l'operazione non è andata a buon fine? Lo capisco perché ci sono dei flag che si settano nell'unità aritmetico-logica che mi dicono che si è verificato un overflow, cioè che quel valore numerico che sta lì dentro non è buono. Allora, poiché nel caso del tipo puntatore io non faccio queste operazioni, non posso fare una somma di puntatori o un prodotto di puntatori, quando prendo questo numero che sta scritto lì dentro, come faccio a capire se è un numero buono oppure no? Allora, i progettisti hanno detto, guardate, definiamo un particolare valore che è... Nel linguaggio C standard era il valore, la costante simbolica null, scritto NULL maiuscolo. Nel linguaggio C++ si assume che il valore 0 indichi un valore di un puntatore non inizializzato, cioè un puntatore sbagliato che non punta a niente. Allora, quando io chiamo la funzione new, se il valore restituito è diverso da 0, vuol dire che la funzione new ha trovato spazio nella memoria heap e ha allocato correttamente il valore. Se mi viene questo particolare valore 0, vuol dire che l'operatore new è andato a provare a allocare spazi in memoria, non ha trovato sufficiente spazio, ha fallito nel fare questa operazione e mi restituisce questo particolare valore. Allora, io programmatore, quando faccio questa operazione, prima di utilizzare la variabile p per accedere a questo array di caratteri, vedete qui è scritto char asterisco p uguale new char di 100, genera dinamicamente un vettore di 100 char. Ma prima di scrivere p di i, cioè accedere all'iesimo elemento di questo vettore, dovrei verificare che il valore contenuto nel puntatore P è un valore diverso da 0, perché questo mi garantisce che l'allocazione dinamica è andata a buon fine. Ragazzi, se non fate questo succedono cose strane. L'errore che avete visto la volta scorsa era proprio un errore quando vi ho fatto vedere che quel programmino che generava un vettore lo andava a stampare. Avete visto che il programma andava in errore a runtime. Perché? Perché in quel puntatore c'era scritto un numero all'8
e quindi quando andavo ad accedere alla memoria superavo i limiti assegnati al mio processo. Caso duale, provo ad accedere alla memoria con un puntatore che vale 0. Allora, ci sono due situazioni. Vado a scrivere PD con un puntatore che vale 0. Vado a scrivere PD con un puntatore che ha un numero sballato, come nel caso che stavo dicendo qua. Come si comporta il programma? Allora, nel caso di un puntatore che contiene un numero sballato, non c'è modo di capire che cosa succede. Se nel puntatore c'è scritto un valore diverso da 0, viene costruito l'indirizzo partendo dal valore del puntatore, vado in memoria all'indirizzo dove mi trovo, prendo il dato, mo, se sono fortunato, come nel caso che vi ho fatto vedere ieri, che vado fuori i limiti del mio programma, interviene il sistema operativo. Ma se sono sfortunato e in memoria c'è scritto un indirizzo di quelli che appartengono all'area di memoria associata al mio processo, non se ne accorge nessuno. Io entro qui dentro, dove l'indirizzo mi porta, là comincio a sporcare. Posso sporcare lì con lo stack, posso sporcare l'area code. Ovviamente quando faccio questa cosa il comportamento del mio programma diventa imprevedibile. Cioè ogni volta che lo faccio eseguire si comporta in modo diverso. Ragazzi, questa è la cosa peggiore che può succedere, perché facciamo eseguire il programma 10 volte e abbiamo 10 comportamenti diversi. Quindi impazziamo per capire qual è l'errore. Allora, la prima regola d'oro di un programmatore è: quando il comportamento è così imprevedibile, la prima cosa che dovete pensare è c'è un puntatore sbagliato. Quindi andate a controllare la locazione della memoria attraverso i puntatori, perché probabilmente l'errore è lì. Ma la cosa più grave è che se qui dentro ci fosse scritto il valore 0, quindi sto provando ad accedere a un'area di memoria con un puntatore nullo. Bene, qui purtroppo lo standard del linguaggio non prescrive nulla per quanto riguarda questa condizione. Cioè questo è una di quelle casi, di quelle situazioni lasciate non definite nel linguaggio. Qual è l'effetto? Tutto quello che è sancito nello standard del linguaggio deve essere realizzato da chi produce software. Allora, la GCC produce un software, un compilatore C++, allora deve rispettare rigidamente quello che prescrive lo standard, se no quello non è un compilatore corretto C++. Ma quando una situazione non è definita nello standard, il produttore di software che fa? Poiché non è definita, ognuno fa testa sua. Allora, la Microsoft, il compilatore Visual C della Microsoft, può scegliere una soluzione. Il compilatore della Borland ne può fare un'altra, il compilatore della Gnome, il GCC, può fare un'altra scelta ancora. Allora, questo è il caso peggiore possibile, perché lo stesso codice eseguito con compilatori diversi ha comportamenti diversi. Quindi, da programmatori dobbiamo assolutamente gestire il caso dei puntatori nulli. E prima di accedere alla memoria dobbiamo sempre verificare che il puntatore abbia un valore diverso da 0. Perché se è uguale a 0 il comportamento può essere qualsiasi. Tanto il programma può funzionare perché arrivi un'area di memoria che non fa danni, tanto potrebbe non funzionare perché arrivi un'area di memoria che produce effetti negativi. Quindi la prima cosa che dovete fare, così come vi ho detto, quando si accede a un vettore, verificate sempre che gli indici siano contenuti nell'intervallo di definizione del vettore. Se il vettore arriempa elementi, l'indice va da 0 a riempie -1. Al di fuori di questo sono numeri sbagliati. Alla stessa maniera per i puntatori, l'unica cosa che possiamo verificare è che sia diverso da 0. Perché io che ne so quali sono gli indirizzi che userà l'allocatore di memoria. Lui va nell'area di memoria qui associata a questo processo e dove trova spazio lo definisce. Quindi guardando un indirizzo non sono in grado di capire se è corretto o no.
L'unica cosa che posso capire è che se il di resto da 0, perché se è uguale a 0 vuol dire che c'è stato un problema nella allocazione di memoria. Ieri abbiamo discusso dell'operatore delete e abbiamo visto la differenza tra il delete applicato solo al puntatore e il delete con la parentesi uguale. Questo dealloca un blocco, questo dealloca un singolo elemento. Così come l'operatore new applicato senza l'operatore parentesi alloca un singolo elemento, mentre in questo caso alloca un blocco di elementi. Abbiamo visto che questa cosa viene realizzata nell'heap conservando queste informazioni in un header prima che cominci il blocco associato al dato che sto allocando in modo dinamico. Quindi fate questa considerazione: ogni volta che allocate qualche cosa in memoria dinamica, non stiamo allocando giusto giusto i byte per quell'elemento, ma c'è una quantità di byte in più che vengono allocati per conservare queste informazioni. Giusto così come informazione generale, non è manco detto che nell'heap tutti i dati siano messi in posizioni consecutive, perché l'heap è gestita in maniera molto efficiente. Se voglio allocare 100 byte, può anche darsi che mi vengano allocati in posizioni non continue, e in questo caso è l'heap stessa a provvedere a fare gli operatori che gestiscono l'heap a fare il collegamento tra una parte e l'altra, e questo aumenta ancora, si dice, l'overhead di memoria, cioè la quantità di byte in più che vanno memorizzati per conservare queste informazioni. Però questo ve lo dico giusto per la cronaca, perché dal nostro punto di vista non ce ne frega più. Quando noi facciamo p uguale new int di 100, poi come se li gestisce sono fatti suoi. Noi sappiamo che abbiamo un blocco di memoria di 100 elementi che comincia a partire da quella posizione. Come vengono gestiti nell'heap è una questione interna al sistema. Però dovete sapere che rispetto all'allocazione classica stiamo allocando più byte per la gestione di queste informazioni nell'heap. Abbiamo visto, vediamo degli esempi di new e delete. Allora, qui abbiamo char asterisco p uguale new char di 80. Vedete, in questo caso io nella memoria heap sto allocando un blocco di 80 caratteri. L'operatore new mi restituisce il puntatore, questo puntatore, questo indirizzo, lo copio all'interno della variabile p, che anche lei ha natura di puntatore a carattere. Quando faccio l'operazione string copy, p esempio di stringa allocata nell'heap, secondo voi che succede? Cioè, questo operatore string copy, poi faremo un'esercitazione specifica sulle stringhe, l'operatore string copy copia la stringa che sta come secondo operando nella stringa che sta nel primo operando. Allora, innanzitutto questa stringa secondo voi dove sta? Questa è una stringa costante che è allocata nell'area dei dati globali inizializzati. Tutta questa sequenza di caratteri viene copiata nella stringa P, cioè viene copiata in memoria a partire dalla prima locazione che è stata allocata nell'heap. Quindi voglio dire che con questa operazione vado in memoria dinamica e a partire dal primo indirizzo che la funzione new mi ha restituito comincio a copiare tutti questi caratteri, termino con il carattere tappo. Quando faccio cout p end l vedrò stampata a video questa stringa qui. Dopodiché faccio delete p. Che cosa succede? Poiché nell'heap ho allocato questo blocco di 80 caratteri, facendo così dealloco questi caratteri. Ho fatto bene o ho fatto male a scrivere così?
Questo non rispondetemi, se no vuol dire che... Ho sbagliato perché non ho messo le parentesi quadre. Qual è l'effetto di questo errore? Me ne accorgo? Perché non me ne accorgo? Perché l'effetto di questo errore non implica un cattivo funzionamento del programma, ma semplicemente il fatto che nell'IP ho deallocato solo il primo di questi 80 byte. Gli altri 79 rimangono nell'IP marcati come locked, cioè come dati non più disponibili per fare altre operazioni di new. Quindi l'unico effetto è che ho creato, si dice, spazzatura nell'IP, perché ci sono dei byte che non sono più raggiungibili, che rimangono bloccati come se io li avessi mantenuti per la mia struttura dati, ma non li potrà liberare più nessuno. Se programmo sempre così e uso molta memoria dinamica, prima o poi riempio la memoria dinamica di dati spazzatura che non possono essere utilizzati, quindi sto creando uno spreco di memoria. Non vi dimenticate mai, se avete fatto con un blocco di caratteri, dovete fare una delete con l'operatore parentesi. Int, definiamo una variabile lunghezza stringa di tipo intero, un puntatore a carattere. Dopodiché diciamo quanti caratteri vuoi utilizzare e leggo questa variabile. Adesso mi faccio l'operatore p uguale new char di questa lunghezza. È un esempio simile a quello di prima, dove però qui chiedo all'utente di dire quanto è lunga la stringa. In questa maniera posso utilizzare esattamente, invece di allocare 80 caratteri di usando una parte, uso solo il numero giusto di caratteri. È chiaro che qui ci fidiamo dell'utente, perché se l'utente qua sbaglia e dice quanti caratteri? 15. Però qua ci sta una stringa che è più lunga. Secondo voi che succede? Provate a immaginare. Se avete capito un po' la logica del linguaggio C++, secondo voi che cosa può succedere? Ragazzi, purtroppo succede che non se ne accorge nessuno. Io vado in memoria all'indirizzo che c'è nell'operatore, nel puntatore P, e da questo indirizzo comincio a scrivere. Mo, se ho allocato meno caratteri di quelli che mi servono, l'operatore string copy non se ne frega proprio. Da quell'indirizzo comincio a copiare, a scrivere in memoria tutti questi byte. Dopodiché vado avanti anche nei byte successivi a quelli che ho riservato, e ci vado a scrivere sopra. Ma poiché sto nell'IP, cioè nell'area di memoria associata al mio processo, non se ne accorge nessuno, a meno che non sfondo così clamorosamente. Voglio dire, per poter succedere qualche cosa vuol dire che nell'IP sfondo così clamorosamente che a un certo punto eccedo proprio la memoria associata al mio processo. Ma per fare questo devo scorrere tutta quell'area di memoria associata al mio processo. Quindi questi errori sono molto difficili da individuare, e l'effetto è assai spesso impredicibile. Char asterisco str uguale esempio di stringa. Qua facciamo int lung uguale str len di str. Allora, str è un puntatore a carattere. Alloco questa stringa all'indirizzo di questo puntatore. Dopodiché la funzione str len è quella che abbiamo sviluppato anche noi. Gli do una stringa, cioè un puntatore a carattere, e questa funzione, a partire dall'indirizzo che è contenuto in quella variabile, comincia a contare i caratteri finché non trovi il carattere tappo. Attenzione, se non trovi il carattere tappo continua a camminare in memoria finché non lo trovo. Quindi se la stringa è sbagliata e non c'è il carattere tappo, quello che mi restituisce questa funzione è un numero sballato.
Dopodiché scrivo char asterisco p uguale new char di lung più 1. Perché faccio lung più 1? Perché ci metto spazio per il carattere tappo. Dopodiché faccio la string copy, quindi copio da una parte all'altra e adesso la stringa certamente è corretta. Quindi prima di fare questa allocazione, anche quando ho una stringa costante, è bene che io chiedo all'utente: metti la stringa che lui ha messo, ne faccio la lunghezza, alloco dinamicamente spazio e mi devo ricordare di mettere un byte in più per il carattere slash 0 e poi faccio lo string copy. Qui correttamente è stato fatto il delete p parentesi parentesi perché sto deallocando l'intero blocco. Un ulteriore esempio, allora vedete, io so struct scheda p asterisco una scheda uguale new struct scheda p. Ho scritto questa istruzione per ragionare su due cose. Nel linguaggio C standard i nomi delle strutture andavano nello stesso spazio di tutti i nomi delle variabili, tutti i nomi dei tipi, scusate, non delle variabili. Quindi se io ho definito una struct che si chiama scheda p, per distinguere scheda p come struttura da una eventuale scheda p che può essere un nuovo tipo definito dall'utente, dovevo necessariamente ripetere la parolina chiave struct. I progettisti del linguaggio C++ hanno detto: vabbè, questa cosa è troppo complicata, quindi hanno definito uno spazio a parte per le struct. Dopodiché, una volta che una cosa l'ho chiamata scheda p, se l'ho definita come struct non c'è più bisogno di ripetere questa cosa, perché certamente quella è una struttura. Quindi nel linguaggio C++ io non sono costretto a ripetere la parolina chiave struct. Quindi potrei dire scheda p asterisco una scheda uguale new scheda p. Che cosa vuol dire questa istruzione? Allora, scheda p è una struttura. Io so quanto è grande questa struttura perché l'ho definita. Allora, quando faccio new applicato a questo tipo, vengono riservati in memoria tanti byte quanti servono per allocare una struttura di questo tipo. La variabile una scheda è una variabile di tipo scheda p puntatore, cioè è un puntatore a quella struct. Allora sto dicendo: guarda, alloca spazio per una struct di tipo scheda p nel lì e metti l'indirizzo dove è allocato questo spazio nella variabile che ho chiamato una scheda, che è di tipo puntatore a scheda. Dopodiché io utilizzo con l'operatore freccia, vedete, una scheda freccia numero, vuol dire che sto prendendo il campo numero di questa struct scheda. Con l'operatore freccia sto prendendo il campo nome e notate che questa ha natura di stringa. Dopodiché stampo il numero e la scheda e poi faccio il delete. Quindi notate che essendo questo array di caratteri utilizzato in questa istruzione CIN, che cosa succederà qui? Questo è un puntatore, mi punta al campo nome di questa struttura che è un array di caratteri, ma quando l'operatore CIN ha come argomento una variabile di tipo puntatore a caratteri, che cosa fa? Allora, ragazzi, questo non lo dovete capire bene. Se io scrivo int x
e poi scrivo cin maggiore maggiore x, che cosa succede? Che quando mandi l'esecuzione del programma, l'ambiente, la shell di sistema nella quale sto facendo girare il mio programma, rimane in attesa, il cursore blinca ed è in attesa che io immetto qualche cosa. Se io immetto la sequenza di caratteri 1, 2, 3 e poi premo il carriage return, che cosa succede? Che vengono presi i caratteri 1, 2, 3, viene verificato che questi caratteri rappresentino un valore numerico. Perché? Perché la variabile x è di tipo intero. La sequenza di caratteri 1, 2, 3 viene trasformata nel numero intero 123 nella rappresentazione interna al calcolatore, quindi viene rappresentato tipicamente per complementi questo numero, viene scritto in memoria all'indirizzo della variabile x. È chiaro quello che succede? Allora, se io però scrivo char s di 100 e qua scrivo cin maggiore maggiore s, che succede? Poiché s è un array di caratteri e l'operatore cin vede come argomento un array di caratteri, fa l'assunzione che io voglio leggere una stringa. Allora, se io prendo, io scrivo gli stessi caratteri 1, 2, 3, poi do carriage return, che succede? Che nell'array s di 0 ci trovo il carattere 1, in s di 1 il carattere 2, in s di 2 il carattere 3 e poi ci aggiunge il carattere slash 0. Quindi legge tutti i caratteri che io metto fino al carriage return, li interpreto come una stringa, li mette in memoria in questo array a partire dalla posizione, termina l'ultimo con il tappo. Questo è esattamente quello che succede qui. Allora, vi ho messo questo esempio perché capite un po' tutto. Qui c'è un puntatore a una struct. Tramite l'operatore freccia prendo il campo nome, ma questo campo nome rappresenta un array di caratteri, cioè rappresenta l'indirizzo di memoria dove trovo questi caratteri. Passo questo indirizzo all'operatore cin, comincio a leggere il nome che l'utente immette da tastiera e lo vado a memorizzare in questa forma nell'array. Ragazzi, è proprio chiaro? Negli esercizi useremo molto di frequente queste cose, quindi se non vi è chiaro ve lo ripeto, però questo giochetto tra puntatori, puntatori a strutture, vettori che il cui nome rappresenta un puntatore all'area di memoria, ve lo dovete capire proprio bene, perché poi ci lavoreremo molto rapidamente negli esercizi. È chiaro a tutti quello che sto dicendo? Vabbè, e qui ci sono altri esempi di new e di delete, ma insomma abbiamo capito come funziona la cosa. Allora, riassumendo, abbiamo visto che nel linguaggio C++ abbiamo diversi tipi di memoria. Abbiamo la memoria automatica, che è tutto quello che viene allocato direttamente sullo stack. Nella memoria automatica ci mettiamo le variabili che sono definite dentro le funzioni e i parametri formali, cioè quello che io scambio tra quello che una funzione scambia con il programma chiamante. Quindi nello stack ci mettiamo tutta la parte di memoria che riguarda le strutture dati delle singole funzioni. E tra queste funzioni c'è anche il main, quindi dato che il main vive tutta la vita del programma, la parte di stack associata al main vive la vita dell'intero programma. Poi c'è la parte cosiddetta della memoria statica, e questo è quello che mettiamo nel data segment,
e che cosa viene allocato? Le variabili che sono definite al di fuori di qualsiasi funzione, main compresa, tutte le variabili che sono allocate con il qualificatore static. Quindi abbiamo visto qual è la differenza tra le variabili globali statiche e le variabili automatiche statiche. No? Vi ricordate questo passaggio? Abbiamo detto che una variabile globale, se è qualificata static, è visibile solo nel file in cui si trova. Una variabile automatica, cioè quelle definite sullo stack, quando è dichiarata static, rimane visibile come le variabili automatiche solo nella funzione, però viene allocata nel data segment e quindi rimane in vita per tutta la durata del programma. Viene allocata all'atto della prima chiamata alla funzione nella quale si trova, ma rimane in vita per tutto il programma. E poi c'è la memoria dinamica, quella che invece viene allocata ed è allocata con gli operatori new e delete. Allora, qual è l'utilità di avere questa ulteriore memoria dinamica? Beh, l'utilità sta nel fatto che se andiamo a guardare il ciclo di vita di queste variabili, qual è il ciclo di vita delle variabili statiche? Cioè quanto tempo rimangono in memoria? Le variabili statiche rimangono in memoria tutta la durata del nostro programma. Le variabili allocate nella memoria automatica rimangono in vita esattamente la vita del blocco nel quale sono inserite. Quindi, se la definisco in una funzione, all'inizio della funzione rimangono in vita per tutta la funzione. Se la definisco dentro un blocco, per esempio dentro un for, rimangono in vita durante l'esecuzione del for. Ma comunque il loro ciclo di vita è determinato a priori. La potenza della memoria dinamica è che una variabile può vivere ben al di fuori della funzione nella quale è stata definita. Un esempio l'avete visto ieri.